Ok, iniziamo con la prima sessione. Adesso. Allora, dicevo, iniziamo con la prima sessione, quindi chiamo sul palco subito il presidente del Comitato Friuli Venezia Giulia di AIRC. Prego, dottor Pierelli Rocco. Che dirà due parole veloci su AIRC, cosa fa AIRC, chi è AIRC. E poi iniziamo subito col primo intervento dal titolo Prevenire le malattie si può, del dottor Ettore Bidoli e della dottoressa Chiara Panato, che poi vi presenterò. Quindi lascio subito la parola al dottor Pierelli Rocco. Grazie, benvenuti, bellissimo vedere tanti giovani. Noi siamo reduci, come sono stato presentato, presiedo AIRC per il Friuli Venezia Giulia, quindi tutto. E siamo volontari, siamo un'associazione che raccoglie fondi da destinare alla ricerca. E in due parole per dire chi siamo e cosa facciamo, come lo facciamo e dove vanno a finire i fondi alla ricerca. Scienziati. Loro due sono due scienziati del CRO di Aviano. Cerchiamo di avere la presenza degli scienziati del territorio dove andiamo a promuovere chi è AIRC e cosa fa. AIRC è un'associazione, ma è prossima alla trasformazione in fondazione. Cose della settimana prossima a Milano sarò presente per contribuire, collaborare alla decisione di cambiare natura giuridica per aderire meglio alle possibilità delle fondazioni che sono più flessibili e più slim, più ristrette. Cosa facciamo? L'abbiamo già detto. L'ordine di grandezza della raccolta fondi annui è dai 140 milioni di euro, di cui 120 vengono destinati dritti dritti alla ricerca. Chi sceglie i progetti di ricerca? Semplicissimo. Sono degli scienziati stranieri che valutano i progetti degli scienziati italiani che hanno delle intuizioni scientifiche per cercare le strade per debellare le malattie oncologiche, che sono tante purtroppo e di difficile individuazione come origine e quindi come terapia. Ma su queste cose vi parleranno direttamente loro, che sono i nostri testimoni. Scusi, pensavo che avesse qualche necessità da esprimere, scusi. Allora, tornando a noi, sono gli scienziati che lavorano e noi li finanziamo. Dicevo come vengono selezionati i loro progetti, con un criterio internazionalmente riconosciuto che è definito il peer review, cioè una revisione dei progetti di studio formulata dagli scienziati che hanno queste intuizioni su una certa malattia, tipologia oncologica, e stressano chi è il ricercatore, chi sei, cosa hai pubblicato nella tua vita fino a questo punto, e vanno ad analizzare tutte le ricerche pubblicate, cioè lavorano sulla ricerca pregressa dello scienziato che si propone per essere finanziato da noi. Questo lo fanno gli scienziati stranieri nei confronti del proponente di un progetto di ricerca italiano. Gli scienziati italiani valutano quello degli stranieri, così c'è un incrocio che garantisce al 99%, l'assoluta, direi al 100%, l'assoluta meritocrazia del flusso dei fondi verso coloro i quali effettivamente meritano essere finanziati. Questo per chiarezza nei confronti di chi dona, fa delle donazioni, piccole o grandi che siano, che sappia esattamente che non c'è l'inghippo, come qualcuno pensa a volte quando si fanno le campagne delle azalee, delle arance, dei cioccolatini, coi banchetti in piazza. Qualcuno che io sono andato a vedere e anche ad assistere, aiutare i volontari che fanno queste cose, qualcuno che dice sì, va bene, quanto devo? Non devi nulla, è una donazione. Comunque, se vuoi, sono
per la Zalea un numero, 15 euro, grazie. Ah, bene, ma e poi? E poi si ferma, ti guarda in faccia e ti, come interrogativo, e poi chi se li mangia sti soldi? Accidenti, allora mi devo spiegare come funziona la scelta, la cernita dei finanziati. Non c'è inciucio, detto chiaro. Siamo un'istituzione che è poi tra l'altro controllata da certificatori che noi abbiamo, che sono Pricewaterhouse e Deloitte. Uno per la parte organizzativa e l'altro per i flussi finanziari, i bilanci e la chiarezza e trasparenza dei numeri che vengono mossi. L'indice di efficienza, cioè su 100 euro raccolti, alla ricerca ne arrivano dritti dritti 86. Il 14% è quello che serve per mantenere in efficienza, cioè efficiente, la struttura. La direzione scientifica che deve coordinare quello che era stato indicato precedentemente, cioè il peer review, come si fa la selezione dei progetti, gli amministrativi per la gestione dei fondi, perché sono 4 milioni e mezzo di donatori, 650 medi nell'anno progetti di ricerca finanziati per un importo complessivo di 120 milioni di euro di erogazione a progetti. La cosa importante che mi piace dire a voi che siete giovani è che ci sono dei progetti anche di finanziamento di giovani ricercatori italiani che o già sono migrati all'estero per fare ricerca all'estero, o studio, PhD, dottorandi o cose di questo genere, dottorati, scusate, o cose di questo genere, per favorire il loro rientro in Italia, che portino la loro intelligenza a favore dell'Italia. Perché bisogna dirlo chiaro, spesso i risultati di istituzioni scientifiche internazionali sono risultato dell'intelligenza di molti italiani che sono andati per ragioni di efficienza o di disponibilità economica per fare il ricercatore altrove, ma le teste sono italiane. Allora vediamo se riusciamo a favorire in parte il loro rientro su certe tipologie. Per cui, in più posso dire, ultima delibera di un 20 giorni fa, AIRC Italia, l'omologa inglese e spagnola, hanno dato avvio a un progetto sulle metastasi, che sono le conseguenze dei tumori primari, ma poi possono spiegarlo loro se riterranno il caso, su un certo tipo di metastasi prostatica in particolare, da 33 milioni di euro. 11, 11, 11. 11 noi, AIRC, per questo progetto internazionale, per unire le competenze, le conoscenze di tre paesi che sono tra i più qualificati in Europa, la Gran Bretagna, la Spagna e l'Italia, per la ricerca sul cancro. Ultima cosa, ma ho cominciato ad aprire il discorso con alcuni dei vostri insegnanti. Noi andiamo anche nelle scuole, abbiamo fatto 19 licei in 2 anni del Friuli Venezia Giulia per Sacile, Pordenone, Udine, Gorizia e Trieste, e una scuola elementare di Lauremiano in provincia di Udine. È un'esperienza fantastica entrare in contatto con gente, studenti come voi, giovani, che rappresentate il futuro, ed è bellissimo. Avete l'età dei miei nipoti, in buona sostanza. Per cui è veramente entusiasmante vedere un interesse, un'attenzione da parte vostra. Detto questo, è inutile che vada avanti a parlare, è bene che dimostrino la validità della nostra missione, gli scienziati stessi che sono i veri artefici della ricerca. Ultima cosa, scusate, una cosa ancora devo dire, che noi abbiamo avuto il piacere e l'onore di poter favorire Trieste a diventare capitale europea della scienza, col fatto che sul Friuli Venezia Giulia sono arrivati negli ultimi 4-5 anni più di 20 milioni di euro per finanziare la ricerca che viene fatta su una regione che è tra le più piccole d'Italia, 1.250.000 abitanti.
e in particolare su tre punti essenziali: Trieste, in quanto c'è l'area di ricerca, l'università e il sincrotrone per la ricerca sull'oncologia. Poi ci sono altre istituzioni scientifiche che vi saranno note: la SISA, il Centro Internazionale di Fisica Teorica, il sincrotrone, l'università e l'area di ricerca. 7.000 scienziati. I politici locali non erano consapevoli della potenza scientifica della città e della regione. L'altro punto nodale per la ricerca è l'Università di Udine, e poi c'è il CRO, che è pari dignità con Trieste, il CRO di Aviano, quindi il territorio nel quale voi vivete è qui a meno di 10 km di distanza, e loro sono scienziati che lavorano e operano al CRO di Aviano. Grazie e spero che sia di vostro interesse. Buongiorno, e sono qui per presentarvi il prossimo intervento, che si chiama Prevenire le malattie si può, che verrà introdotto dalla dottoressa Chiara Panato e dal dottor Ettore Bidoli. La dottoressa Panato è laureata in scienze statistiche all'Università di Padova. Dal 2016 ha una borsa di studio presso la Società di Epidemiologia Oncologica al CRO di Aviano e si occupa di epidemiologia descrittiva e analitica, con particolare riferimento al tumore della tiroide nella sopravvivenza dopo la diagnosi di un tumore al colon retto e alla mammella nei riguardi degli abitanti di Gaza. Per quanto riguarda invece il dottor Bidoli, è consulente ambientale all'ASL di Tolmezzo Udine e è dirigente biologo alla Società di Epidemiologia e Biostatistica al Centro di Riferimento al CRO e membro del comitato etico dell'azienda ospedaliera di Pordenone. Laureato in scienze biologiche all'Università di Trieste e ha un master in epidemiologia genetica all'Università di Pavia. Quindi buon ascolto. È acceso, sì, buongiorno a tutti, benvenuti. Io sono Chiara, appunto lavoriamo con il mio collega in epidemiologia oncologica al CRO di Aviano. Avete già sentito parlare di epidemiologia? Sapete cosa vuol dire? Nessuno? Mai sentito questa parolona? Allora, l'epidemiologia è la disciplina che studia le malattie nella popolazione. Cosa studiamo? L'insorgenza, la frequenza, la sopravvivenza delle malattie. Noi in particolare facciamo epidemiologia oncologica. Sapete che il centro di riferimento oncologico si occupa di tumori, sentirete parlare soprattutto di tumori ma anche di altre malattie. Tra le cose che studiamo ci sono i fattori di rischio. Cosa sono i fattori di rischio? Avete sentito parlare? I fattori di rischio sono comportamenti o esposizioni ambientali che aumentano o diminuiscono, se sono fattori protettivi, il rischio di contrarre una malattia. Il classico esempio è se voi siete di notte in auto, piove, avete bevuto alcol, aumentate il vostro rischio di fare un incidente stradale. Non è detto che facciate l'incidente stradale, aumenta la probabilità. Può essere che arrivate a casa senza commettere nessun errore, ma vi siete messi a rischio. Lo stesso sono i fattori di rischio. Quindi oggi parleremo di fattori di rischio, solo per sapere quali sono, conoscerli, e poi voi prenderete la vostra decisione di come condurre la vostra vita, il vostro stile di vita. Un aspetto importante dei fattori di rischio è la percezione. Il rischio percepito è diverso dal rischio reale. Se voi guardate questa slide, vedrete che sopra c'è il rischio percepito. Ad esempio, l'attacco terroristico ha una palla enorme. Adesso si ha molta paura degli attacchi terroristici. In realtà il rischio reale di trovarsi all'interno di un attacco terroristico è molto piccolo. Vedete che la pallina qua è molto piccola. Lo stesso vale per gli incidenti. Si ha molta più paura di una caduta, di un incidente aereo, quando in realtà il rischio reale è basso, rispetto all'incidente d'auto. Nessuno ha paura, per fortuna, perché sennò nessuno prenderebbe più la macchina. Ma è molto
più facile fare un incidente d'auto rispetto a un incidente aereo in realtà. Una cosa che non vi ho detto, se avete domande da fare alzate la mano, interrompetemi in qualsiasi momento, perché non so se poi ci sarà tempo alla fine, quindi bloccate, tranquilli, non c'è nessun problema. Secondo voi, quali sono i principali fattori di rischio dei tumori? Qua parliamo tumori. Cos'è che il 33, circa un terzo dei tumori è associato a, è provocato da? Chi l'ha detto? Su, su. Giusto. Il fumo di tabacco è il principale fattore di rischio per la maggior parte dei tumori. Al secondo posto, secondo voi, cosa può esserci? Ho parlato di stili di vita. Forte, forte. Dieta e obesità, cosa vuol dire? Un'alimentazione scorretta e l'obesità sono associate al 15-35% dei tumori. Andando avanti troviamo virus e batteri, abuso di alcolici, radiazioni, a pari merito l'inquinamento ambientale e l'ambiente di lavoro, all'ultimo posto fattori ereditari. Oggi ci concentreremo su fumo di tabacco, dieta, obesità e abuso di alcolici. Perché? Perché sono tra i primi posti, quindi sono, a loro sono associati la maggior parte dell'insorgenza di tumori e sono quei comportamenti che noi stessi in prima persona possiamo decidere di fare o non fare. Ok? L'inquinamento ambientale, ad esempio, ognuno di noi può provare a migliorare rispetto a questo fattore di rischio, però serve la collettività. In realtà è molto più semplice non fumare o adottare uno stile di dieta corretto. La prevenzione è possibile e si parla di diversi tipi di prevenzione. La prevenzione primaria è quella appunto di cui parliamo in realtà oggi, stili di vita adeguati, vaccini. Quindi quello che io posso fare in prima persona prima che venga la malattia. Adesso voi dovete farlo, iniziare a prevenire, ok? La prevenzione di tipo secondario si chiama attraverso la diagnosi precoce, quindi avrete sentito parlare di screening. Ci sono degli screening che sono anche... venite chiamati insomma a un certo punto della propria vita e questo serve per trovare il prima possibile eventualmente la malattia e curarla quando è uno stadio ancora precoce. E poi c'è il terzo tipo di prevenzione che è una cura mirata dopo aver avuto il cancro per prevenire l'insorgenza di recidive o di altri tumori. Appunto, quello che vi ho detto prima, la prevenzione primaria attraverso il nostro stile di vita e quindi attraverso il controllo, diciamo, dei principali fattori: fumo, alcol, obesità, comportamenti alimentari e vita sedentaria o attività fisica. Quindi iniziamo a parlare del fumo. L'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro ha questo slogan, diciamo, non si sconfigge il cancro senza una seria lotta al fumo di tabacco. Perché vedrete anche dopo, quando andiamo a vedere il codice europeo contro il cancro, le prime regole sono tutte contro il fumo di tabacco. Per lo stesso motivo che abbiamo visto prima, è il principale fattore di rischio. Qui ci sono un po' di numeri, da statistica non potevo esimermi da mettere. Guardate che a Pordenone i ragazzi sotto i 24 anni un terzo fuma e più o meno la stessa quota tra i 25 e i 34 anni. Sono un po' più i maschietti rispetto alle donne, ma ho aggiornato i dati in questi giorni e stanno aumentando le ragazze che fumano.
anche giovani, perché qua avete 18, 24, 25, 34. Qui avete gli anni di vita persi per un fumatore, sono dai 10 ai 15 anni si è stimato, dai 10 ai 15 anni persi, e qua avete i morti attribuibili ogni anno. Si stima che dai 70.000 agli 85.000 morti sono provocati dal fumo, per varie patologie, non solo per il tumore del polmone, che è quello che magari si sente più parlare quando si parla di fumo. Anche questo è stato studiato, che in media ogni sigaretta accorcia la vita di tra gli 11 e i 15 minuti. Quindi quanto dura una sigaretta più o meno? 2-3 minuti? Non so. Ogni 2-3 minuti di sigaretta, 11-15, gli salutiamo. È importante sapere cosa c'è dentro la sigaretta. All'interno della sigaretta, oltre al fumo che vedete, alla nicotina che conosciamo e che crea anche dipendenza, ci sono un sacco di sostanze. 400 sono componenti tossici e guardate che 40 sostanze sono cancerogene, quindi provocano il cancro. Tra le cose che è arsenico, c'è vernice, c'è ammoniaca, e queste sono solo alcune. Questo di solito non si sa, si parla sempre solo di nicotina, tabacco, ma dentro c'è un po' di tutto. Cosa fa il fumo? Ovviamente ci sono degli effetti visibili che si possono notare. Certo, la vostra età magari un po' meno, negli anziani un po' di più. Queste sono due gemelli, una fumatrice a destra, la non fumatrice a sinistra. È visibile il colorito spento, le rughe accentuate, le macchie della pelle, i capelli non si vedono, cattivo odore, alito cattivo. Questi sono gli aspetti che percepiamo e che percepiscono gli altri. Questi sono gli effetti che non vediamo, si vedranno dopo la nostra morte. Questo è il polmone di un fumatore, questo di un non fumatore. Quindi quello che vedete nero è tutto il catrame che si deposita sui polmoni mentre si fuma. Quali sono le malattie associate al fumo? Come vi dicevo prima, si sente parlare di tumore del polmone, ma tumore di tutto l'apparato respiratorio, quindi a partire dalla bocca, laringe, faringe, esofago, si passa allo stomaco, rene, quindi tutta la parte in cui il fumo passa. Ma ci sono anche tante altre malattie, più o meno gravi, come la perdita dei capelli, che va bene, ma anche l'impotenza, ma anche ipertensione, malattie coronariche legate alla circolazione. Quindi non solo tumori, ma anche altri generi di malattie. Bene, fino a qua avete domande? No, bene, sono stata brava allora. Abuso? Sì. Tutti sono sentiti a metà. In base a cosa? In che senso vuoi sapere il calcolo? Allora, sono stati fatti degli studi sulla sopravvivenza, sulla sopravvivenza dei fumatori, ok? Sulla sopravvivenza della popolazione media, quindi vengono confrontati fumatori e non fumatori della stessa età. Questo viene fatto nella popolazione, non su un singolo caso, e si fa una media rispetto alla popolazione generale. Non so se sono stata chiara. Ad ogni età di un individuo, voi avete un'aspettativa di vita, ok, noi tutti, non solo voi, che ovviamente con l'età un po' si accorcia, e questa è l'aspettativa di vita nella popolazione, ok? Quindi è un'aspettativa di vita media nella popolazione. Non vuol dire che io
vivrò tot anni. Vuol dire che in media quelli che hanno la mia età, che sono arrivati alla mia età, vivranno tot anni. Questo si confronta con la sopravvivenza media dei fumatori per stesso sesso ed età e anche stessa popolazione, quindi gli italiani con gli italiani, eccetera, perché ci sono delle cose che influiscono, e si va a vedere quanto in media differisce gli anni che ti aspettano di vita. Era questo che volevi sapere? Risposto? Allora, il fumo passivo, anche questo vedrete poi c'è nel codice europeo contro il cancro, è nocivo quasi tanto quanto il fumo attivo. C'è anche il fumo di terza mano, di cui non si sente tanto parlare, che è il fumo che si deposita negli ambienti, negli immobili, all'interno delle stanze in cui voi avete fumato. Ad esempio, io fumo la sigaretta in macchina, dopo di me entra mio figlio, percepisce anche lui una quota di fumo. Allora, il fumo di terza mano non è stato... Si sa che c'è una quota di fumo che viene inalata, ma non è ancora stato calcolato quanto. Il fumo passivo, adesso non mi ricordo esattamente, ma siamo sull'80-90%, come un fumatore attivo quasi. Cioè, che tu fumi nella stessa stanza con altre persone, vanno a inalare tutte le stesse sostanze che abbiamo visto prima. Ok? No. Non so se la rollata ha qualcosa in meno di sostanze, ma non credo, sai. Perché comunque è il tabacco che all'interno ha subito dei processi e delle lavorazioni. Poi vedrete, sì, alla fine della presentazione su questo punto c'è proprio il codice europeo contro il cancro, che è una serie di regole. Le prime due sono contro il fumo attivo e il fumo passivo. Quindi sicuramente sono cose importanti. Ok, andiamo avanti perché sennò... Abuso di alcolici, anche questo è molto importante. Qua sempre un po' di numeri. Guardate che siamo sopra gli 11 anni, quindi molto giovani. I bevitori sopra gli 11 anni sono più della metà in Italia, circa il 54% le donne e il 78% gli uomini. Importante sapere che le ubriacature tra gli 11 e i 17 anni, quindi penso più o meno che sia il vostro target di età, sono il 3%. Sembra un numero piccolo, ma siccome sono molto pericolose, è veramente alto. Allora, le linee guida per l'uso di alcolici parlano di unità alcolica. Che cos'è un'unità alcolica? Sono intesi 12 grammi di alcol, che variano a seconda dell'alcolico che voi andate a bere. Per la birra è la classica lattina, 3,30, ok? È un'unità alcolica. Il vino è un bicchiere di vino e via via aumentando i gradi diminuisce ovviamente la dose. Attenzione, qua magari chi è attento un po' di più alla linea, ogni unità alcolica, quindi una birra, un bicchiere di vino, eccetera, sono 84 kcal. Cosa ci dicono le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità? Fino a 16 anni non si beve, non è ammesso alcol, né a pasto né fuori pasto. Perché? Perché l'organismo non è ancora in grado di metabolizzarlo. Quindi è un grave rischio per la salute. Dopodiché si cresce e per i maschi fino a 2-3 unità alcoliche, quindi 2-3 bicchieri al giorno, ok? Le femmine un po' meno, 1-2 unità, le persone sopra i 65 anni si riduce a un'unità alcolica al giorno. Sono tutte unità alcoliche da assumere durante i pasti. E non vanno sommate, cioè se io durante la settimana non bevo niente, il sabato sera non è che posso rifarmi di tutto quello che ho perso? Ovviamente, assolutamente no alle ubriacature, perché poi vediamo,
le malattie associate all'alcol sono anche molto pericolose. Eccole qua. Allora, anche l'alcol provoca tumori, sono quelli in rosso. Vedete qua, cavo orale, esofago, fegato, tumore alla mammella. Ma ragazzi, avete il coma etilico, la morte. Quindi effetti immediati, molto gravi, perché si rischia la morte subito. E ovviamente una serie di altre malattie associate all'alcol, dalla dipendenza, all'ansia, cirrosi epatica che magari avete sentito parlare, battito irregolare, quindi anche qua vedete malattie più o meno gravi. Ora lascio la parola. Avete domande sull'alcol? Interessato? Niente? C'è qualcun altro che ha qualche domanda? Prego. Sulla. Tutti noi siamo fatti di cellule, poi queste si differenziano e per definizione queste cellule tendono a moltiplicarsi, a riparare quelle vecchie. I cancerogeni provocano danni a queste cellule. Il nostro organismo in parte è capace di distruggere queste cellule, si chiama apoptosi. Però a volte quando queste sono troppe il nostro organismo non ce la fa. Rimangono lì, si moltiplicano e fanno danni. Quindi il nostro organismo in qualche modo riesce a contenere le cellule. Se noi ci tagliamo, le cellule vengono ripristinate, ci avremo una cicatrice, ma le cellule si fermano qua, non è che cominciamo ad avere una patata, si fermano automaticamente. C'è un meccanismo di controllo. Nel caso dei tumori non c'è più questo controllo. C'è una proliferazione incontrollata. Ovviamente non è che questo succede in un attimo, ci vogliono anni e anni. Nel caso dei tumori, tipo il polmone, ci possono volere anche 20-25 anni perché succeda. Scusa? Va bene, devo stare sul palco per le riprese. Quindi questo succede, non è che succede in un attimo così. Ci vogliono tanti anni e questo poi ha delle implicazioni per le diagnosi precoci. Quindi quando non c'è più un meccanismo di controllo, le cellule vanno fuori, impazziscono, passano nei vasi linfatici, passano nel sangue e lì diventa più difficile la cura. Non è impossibile, però finché il tumore è circoscritto in un posto è molto più facile estirparlo. Quando va in giro vuol dire fare dei follow up, essere preoccupati per tutta la vita dopo. Non è una cosa bella. E queste cellule, qui l'ho fatta in questo modo, rotonda, impazzisce. Mi dica lei il tempo dopo. Ho 2 minuti. Quindi, cos'è un tumore? Proliferazione incontrollata di cellule impazzite. Ci sono tanti passaggi perché le cellule impazziscano. Quindi, in teoria, c'è tutto il tempo per cercare queste cellule. Attualmente la ricerca è in grado di individuare alcuni tumori in fase di progressione. Mammella, colon retto, e tumore dell'utero, cervice. Questo per il momento ci sono degli screening che permettono di individuare un tumore già presente, ma in una fase talmente iniziale che è possibile estirparlo. Senza aver problemi dopo. Per gli altri tumori ci sono delle ricerche, per il polmone stanno cercando, però non ci siamo ancora, non ci siamo. Quindi, come diceva Chiara, ci sono dei fattori di rischio, abbiamo fattori di rischio esterni, che noi tendenzialmente in epidemiologia chiamiamo ambientali, anche se non sono ambientali, sono anche abitudini di vita, quindi spesso quando abbiamo un tumore, a chi dobbiamo dare la colpa, tra virgolette? Ci guardiamo nello specchio e vediamo di chi è la colpa. Non sempre, spesso. E poi abbiamo cause interne, ereditarietà. L'ereditarietà va differenziata dalla familiarità. L'ereditarietà è quello che noi abbiamo nel nostro DNA.
dove c'è scritto tu svilupperai un tumore. Non riguarda tutti, ma anche in quel caso, quando c'è scritto tu svilupperai un tumore, tramite la prevenzione di cause, utilizzando cause esterne, possiamo riuscire a bloccare comunque l'evoluzione, anche se nel nostro DNA c'è scritto tu lo svilupperai. Quindi è possibile bloccare anche a questo stadio. Quindi parliamo di prevenzione primaria se noi evitiamo questi fattori di rischio o le riduciamo il più possibile. Ricordiamoci che l'alcol è sì un cancerogeno, ma fa anche bene a livello delle coronarie, delle malattie cardiovascolari. Quindi si tende a dire un bicchiere. Non zero sarebbe l'ideale per i tumori, però non è possibile perché ci protegge anche per il cardiovascolare. Quindi si tende a ridurre la dose. E poi vediamo allora il decalogo. Allora, e alla fine, qui abbiamo l'acqua perché era il tema dell'acqua. Bisogna bere acqua, non è un cancerogeno, almeno si spera, soprattutto l'acqua che si beve, poi non sappiamo cosa c'è dentro. I maschi devono bere più acqua delle donne, perché secondo voi? Non sento, sono vecchio e sordo. Mi dite? Alzati Chiara. Alzati. Secondo voi perché i maschi hanno bisogno di più acqua? Siamo più grandi, no? Solo per questo motivo. Poi abbiamo l'attività fisica, io non sempre seguo i dettami dell'attività fisica, come vedete, e questo è associato al tumore del colon retto, mammella, in parte, ovviamente in parte, e poi c'è un decalogo che se volete ve lo scaricate, c'è anche nel sito del CRO, e ci tengo che voi lo leggiate per voi e per i vostri genitori, e notiamo che in prima e seconda posizione parlano del fumo. Perché il fumo è la prima causa, va abolito totalmente. E dopo sono messi in ordine. Quindi abbiamo, mantieni il peso forma, sii fisicamente attivo. Ovviamente per attività fisica uno non intende esercizio fisico, non dobbiamo essere degli sportivi. Dobbiamo fare le scale, portare, se abbiamo un cane portarlo in giro, non posteggiare la macchina sotto un negozio ma camminare, questo è l'attività fisica. Non si intende un esercizio fisico da sportivi, si intende un'attività fisica tale da favorire dei movimenti. Questo si intende per attività fisica, non esercizio inteso come qualcosa di molto ricorrente. E poi, ringraziamo tutti quanti, l'AIRC ovviamente si è presentato da solo, senza di loro, io, anch'io che sono relativamente anziano, ho potuto usufruire di tanti aggiornamenti offerti da loro, e quello che so in gran parte è dovuto ai finanziamenti forniti dai donatori e poi forniti dall'AIRC. Grazie a voi. Chiamerei sul palco di nuovo la dottoressa Chiara Panato, rimanga anche lei qui un secondo. Ok. E un presente dall'organizzazione e dall'amministrazione comunale. Grazie a lei. Grazie a voi. In realtà il dottor Panato, la dottoressa Panato, il dottor Bidoli li troverete qua anche domani mattina.